bella? Bello o bella? Bello? It's all, it's all belong to this man. Si, vengo subito. It's all belong. We are going to the museum now. From this man. Come si? So schön. Vedi già quanti cavalli c'è? Guerra mondiale. E 39. 10 milioni. Non mi disturba, va bene. No. Allora, vedi? 10 milioni di cavalli militari nei 19 paesi. Questi cavalli di che cosa sono fatti, Renato? Sono tutti i dati ufficiali, non... Sì, non... Sì, ma di che cosa materiale. Di materia? Pollen. 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 Scritto là. Ah. Sì. 82.000 cavalli. No, qua, c'è scritto qua, guarda. Ah. Polonia. Ah. 82.000 cavalli. No, ma lei diceva il materiale che sono fatti in questi cavalli. Sembra fiberglass. Fiberglass? Sì. Sembra plastica, sembra pelle. Sì. Sembra della pelle. Molto bello. Non toccare adesso. No, io non tocco, no. È il pericolo. No, il pericolo che cade. Sì. No, io non tocco, sì, anche se no non tocco. Io non voglio che vengano i bambini perché sì, non poi cade, sì, fa cadere tutti. Tutto, perché non c'è posto tra l'uno e l'altro, capisci? Sì. E ovviamente tipo i glassi si cadono, si rompono. Immaginavi di vedere una cosa del genere? No, Troppo bello. Allora, qui vede. Adesso faccia parlare lui e sentiamo tutti i suoi... Tutte quelle che ho visto e tutte quelle che ho fatto. Ho cominciato a montare a cavallo nel 1940 e quando c'è stata la fine della guerra nel 40 purtroppo ogni tanto perde la memoria, ecco, questo. Ma perdiamo anche quelli più giovani sulla memoria. Per niente, tutto bene. Vede anche la data, no? Dell'inizio della guerra e della fine della guerra. Sì. Nel 19.9.39, sì. Nel 6.10.1939. Sì. Che bello. C'è il vestito. Ho bisogno per forza di questo? No. Allora cosa faccio? Lo porto dietro? No. O lo lascio qua? Lo lascio qua. La tagli in un canton. Sì, trovi in un canton, dietro via. Che bello. Allora, c'è anche il vestito. Le varie aneddote. Vedi questo libro qui? Museum of Horses for Fiberglass of this man. Private museum from him. He loved horses. He lived in... Novego, quando c'era la vendita del materiale militare, poi si scrive un po' di cose, ma se potevano di cavalli dopo. Allora, qui sei questo libro Roberto che... o Filippo? Filippo o Roberto? Moyerson. Moyerson? Alberto. No, Albert. Yeah. Albert Moyerson. Alberto. Ah, ho capito. Il figlio di Filippo è Alberto. Il figlio di Albert. Filippo è, ho capito. Il figlio si chiama Filippo. Ah. Sì. Comunque lui è Albert Moyerson. Allora, Zerschen. Albert Zerschen. Sie sind von Holland, ah? Nein. Von Belgien. Belgien? Ja, von Belgien. Belgien? Ja. Belgien. Belgien, von wo, von Belgien? Vom Arst. Das ist nicht weit von Brüssel. Ah, okay, weil ich war auch in Belgien. Ich war in Brüssel, ich war in Antwerpen, in Genf, im Ostend, in Utrecht.
Allora, lui belgo, non sì, è olandese. E dietro di me c'è un piccolino che mi batte. C'è anche spalla, vestiti, c'è tutto. Dice, tutto. C'è tutto, c'è tutto, tutto. Questi qui. Vedi? Vedi? Boyerson, era lui. 1,90 di altezza. Io esco di qua, esco, sì. Questo qui? Pardon. No, era un... No. Però questo non lo so, ma mettila sulla tavola, sì. Non lo so di dove è venuta, perché può darsi l'ho toccata, non lo so, e non entro là. Perché bellissime cose c'è. C'è bellissime cose. Dopo ho fatto tante fotografie, così mio padre è stato preso verso la fine della guerra del 1939, dirigeva un reggimento di cavalleria, e quando poi siamo stati nel campo dei prigionieri, e all'inizio splendido ufficiale di cavalleria, splendido. Guarda tutte, ascolta quello che dice, militare, e mi ha detto mio padre, quando era in un campo gli ufficiali di cavalleria tedesche, che erano di un certo grado, volevo dire che erano militari prima del nazismo. Ah. Loro il nazismo non lo poteva vedere. Ah, eppure erano. Erano ufficiali. Ah, sì, 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 certo. Sì. Perché la Germania aveva all'inizio della guerra 800.000 cavalli, che sono poco. Poi, quando la Francia si è arresa, loro hanno preparato l'armata per andare in Russia, 2.850.000 cavalli, l'altra di carri armati. Nessuno ne parla. Sì, sì, infatti, sembra che lì non esistevano neanche i cavalli, perché sono 2.800.000 cavalli. E allora, quando gli ufficiali tedesco hanno saputo che si chiamava Clemente Kulscher, era in un campo di prigionia, hanno detto quell'uomo lì dobbiamo salvarli, perché parecchi gli ufficiali di colonnelli così avevano fatto anche loro le Olimpiadi, no? Sì. Questo no. E allora lo hanno trasferito 3 volte nei campi, arrivavano vestiti dalla SS urlando, gridando la matrica d'Italia, eccetera.